Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e oggi è il lunedì 9 di agosto del 2021. Noi stiamo incominciando un'altra settimana per la grazia di Dio, continuando in questo mese caldo, ma comunque e ovunque leggendo la parola del nostro Signore. Durante questa puntata noi continueremo sempre nel libro di Primo Re. Infatti noi leggeremo durante questa puntata il Primo Re capitolo 15 fino il capitolo 16 versetto 14. Quindi leggiamo la parola del nostro Signore insieme. Il 18° anno del regno di Geroboamo, figlio di Nebat, Abiam cominciò a regnare sopra Giuda. Regnò 3 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Maaca, figlia di Absalom. Egli si abbandonò a tutti i peccati che suo padre aveva commessi prima di lui, e il suo cuore non fu tutto quanto per il Signore suo Dio, come era stato il cuore di Davide suo padre. Tuttavia, per amor di Davide, il Signore suo Dio gli lasciò una lampada a Gerusalemme, stabilendo dopo di lui suo figlio e lasciando sussistere Gerusalemme, perché Davide aveva fatto ciò che è giusto agli occhi del Signore, e non si era scostato in nulla dai suoi comandamenti per tutto il tempo della sua vita, salvo nel fatto di Uria Litita. Tra Roboamo e Geroboamo vi fu guerra finché Roboamo visse. Il resto delle azioni di Abiam e tutto quello che egli fece è scritto nel libro delle cronache dei re di Giuda. Vi fu guerra fra Abiam e Geroboamo e Abiam si addormentò con i suoi padri e fu sepolto nella città di Davide. E Asa suo figlio regnò al suo posto. Il 20° anno del regno di Geroboamo, il re di Israele Asa cominciò a regnare sopra Giuda. Regnò 41 anni in Gerusalemme. Sua madre si chiamava Maaca, figlia di Absalom. Asa fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, come aveva fatto Davide suo padre. Eliminò dal paese quelli che si prostituivano, fece sparire tutti gli idoli che i suoi padri avevano fatti e destituì pure dalla dignità di regina sua madre Maaca, perché lei aveva innalzato un'immagine ad Astarte. Asa abbatté l'immagine e la bruciò presso il torrente di Chidron. Tuttavia gli abitanti di altri luoghi non furono eliminati, sebbene il cuore di Asa fosse interamente per il Signore durante tutta la sua vita. Egli fece portare nella casa del Signore le cose che il suo padre aveva consacrate e quelle che aveva consacrate egli stesso, argento, oro, vasi. Ci fu guerra tra Asa e Baasa, re di Israele, tutto il tempo della loro vita. Baasa, re di Israele, salì contro Giuda e costruì Rama, perché nessuno andasse e venisse dalla parte di Asa, re di Giuda. Allora Asa prese tutto l'argento e l'oro che era rimasto nei tesori della casa del Signore, prese i tesori del palazzo del re e li affidò ai suoi servitori, che mandò presso Ben-Hadad, figlio di Trabimon, figlio di Chesion, re di Siria, che abitava a Damasco, per dirgli: «Ci sia alleanza fra me e te, come ci fu tra il mio padre e il tuo padre. Ecco, io ti mando in dono dell'argento e dell'oro. Va, rompi la tua alleanza con Baasa, re di Israele, affinché egli si ritiri da me». Ben-Hadad diede ascolto al re Asa, mandò i capi del suo esercito contro le città di Israele ed espugnò Lion, Dan, Abel, Bet-Maaca, tutta la regione di Kinneroth con tutto il paese di Neftali. Quando Baasa udì questo, cessò di costruire Rama e rimase a Tirza. Allora il re Asa convocò tutti quelli di Giuda senza escludere nessuno, e quelli portarono via le pietre e il legname di cui Baasa si era servito per la costruzione di Rama. E con essi il re Asa costruì Geba di Beniamino e Mispa. Il resto di tutte le azioni di Asa, tutte le sue prodezze, tutto ciò che egli fece, le città che costruì, si trova scritto nel libro delle cronache dei re di Giuda. Ma nella sua vecchiaia egli soffrì di male ai piedi. Asa si addormentò
con i suoi padri e fu sepolto con essi nella città di Davide suo padre. E Giosafat, suo figlio, regnò al suo posto. Nadab, figlio di Geroboamo, cominciò a regnare sopra Israele il secondo anno di Asa, re di Giuda, e regnò sopra Israele 2 anni. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore e seguì la via di suo padre e imitò il peccato che aveva fatto commettere a Israele. Baasa, figlio di Aia, della casa di Isaacar, cospirò contro di lui e lo uccise. Gibetona, che apparteneva ai Filistei, mentre Nadab e tutto Israele assediavano Gibeton. Baasa l'uccise il terzo anno di Asa, re di Giuda, e regnò al suo posto. Appena fu re, Baasa esterminò tutta la casa di Geroboamo. Non risparmiò nessuno di quella casa, ma la distrusse interamente secondo la parola che il Signore aveva pronunziata per bocca del suo servo Aia di Silo, a causa dei peccati che Geroboamo aveva commessi, e fatto commettere a Israele, quando aveva provocato l'ira di Dio, l'ira del Dio di Israele. Il resto delle azioni di Nadab e tutto quello che fece sono scritte nel libro delle cronache dei re di Israele. Ci fu guerra tra Asa e Baasa, re di Israele, tutto il tempo della loro vita. Il terzo anno di Asa, re di Giuda, Baasa, figlio di Aia, cominciò a regnare su tutto Israele. Stava a Tirza e regnò 24 anni. Fece ciò che è male agli occhi del Signore, seguì la via di Geroboamo e imitò il peccato che questi aveva fatto commettere a Israele. Primo Re, capitolo 16, parola del Signore. La parola del Signore fu rivolta a Jehu, figlio di Canani, contro Baasa in questi termini: io ti ho innalzato dalla polvere e ti ho fatto principe del mio popolo Israele, ma tu hai seguito la via di Geroboamo e hai spinto il mio popolo Israele a peccare, provocando il mio sdegno con i suoi peccati. Perciò io spazzerò via Baasa e la sua casa e farò della sua casa, la casa tua, quel che ho fatto della casa di Geroboamo, figlio di Nebat. Quelli di Baasa che morirono in città saranno divorati dai cani, e quelli che moriranno nei campi saranno divorati dagli uccelli del cielo. Le rimanenti azioni di Baasa, le sue gesta, le sue prodezze risultano scritte nel libro delle cronache dei re di Israele. E Baasa si addormentò con i suoi padri, fu sepolto a Tirza, ed ella, suo figlio, regnò al suo posto. La parola del Signore, per mezzo del profeta Jehu, figlio di Canani, fu diretta contro Baasa e contro la casa di lui per tutto il male che Baasa aveva fatto sotto gli occhi del Signore, provocandolo a ira con l'opera delle sue mani, perché aveva imitato la casa di Geroboamo e aveva sterminato quella casa. Il 20° anno di Asa, re di Giuda, ella, figlio di Baasa, cominciò a regnare sopra Israele. Stava a Tirza e regnò 2 anni. Zimri, suo servitore che comandava la metà dei suoi carri, congiurò contro di lui. Ella stava a Tirza, bevendo e ubriacandosi in casa di Arza, sovrintendente del palazzo di Tirza. Zimri entrò, lo colpì e uccise il 20° anno di Asa, re di Giuda, e regnò al suo posto. Quando fu re, appena fu sul trono, distrusse tutta la casa di Baasa. Non gli lasciò neppure un uomo, né parenti, né amici. Così Zimri sterminò tutta la casa di Baasa secondo la parola che il Signore aveva pronunciata contro Baasa per bocca del profeta Jehu. A causa di tutti i peccati di Baasa e della suo figlio, avevano commessi e fatto commettere Israele, provocando l'ira del Signore, Dio di Israele, con i loro idoli. Il resto delle azioni di tutto quel che fece risulta scritto nel libro delle cronache del re di Israele. Parola del Signore. Io ti aspetto domani mattina perché noi possiamo continuare a leggere la parola del Signore, a comprendere quello che accadeva. Purtroppo questi re, che anziché fare la volontà di Dio, si stavano allontanando ancora di più. Ma io e te dobbiamo imparare anche a quello che non dobbiamo fare per vivere sempre con il Signore. Un forte abbraccio, un santo bacio, che la grazia del nostro Signore stia con te, nel nome di Cristo Gesù.